Nini Punzurud, una chiusura con una sconfitta, ma la Reggiana oggi aveva altre motivazioni. Eh beh, sicuramente. Ma no, è successa la stessa cosa delle partite precedenti. Noi come sempre teniamo un tempo e anche oggi abbiamo dimostrato. Siamo partiti più a rilento per riuscire a tenere più a lungo possibile, invece abbiamo purtroppo peccato nei primi 10 minuti andando sotto 4-0 e poi il risultato dice che poi c'è stata partita. È lì. Un film già visto. Noi teniamo 25 minuti, 25 minuti ce la giochiamo alla pari, le altre volte le abbiamo giocati i primi 25, stavolta abbiamo giocato gli ultimi 25, però il problema è sempre lo stesso, non cambia. Nini, dopo questa stagione cosa c'è stato di positivo? Beh, io direi sicuramente abbiamo capito che ci sono alcuni giocatori italiani nati in Italia, specifico, che possono stare in questa categoria. Noi ne abbiamo sicuramente qualcuno, più di uno sicuramente. È importante che questi ragazzi possano continuare a giocare in una categoria che li compete, cioè la 2. Senti, sabato avete formalizzato, ufficializzato questa fusione con il Calcio 5 Torino, il prossimo anno? Dunque, sabato sì, abbiamo ufficializzato la cosa, proprio in virtù del fatto, come stavo dicendo, che secondo me per poter far sì che i ragazzi italiani possano giocare in questa categoria è importantissimo creare un connubio con i brasiliani, non puoi tenere solo italiani. E il prossimo anno potremmo vedere all'opera appunto i nostri giocatori insieme a quelli del Torino, quindi creare una bella società e soprattutto creare un gran bel settore giovanile, perché uniamo le forze anche per investire sul settore giovanile. Ci crediamo, crediamo che da lì possa partire la base per un progetto serio. Senti, il settore giovanile è un po' il vostro futuro, anzi, no, togliamo il po'. Io credo che il settore giovanile sia il futuro del calcio a 5. Senza settore giovanile non si può andare da nessuna parte. Siccome io credo fermamente in questa disciplina, mi prodigo da sempre per questa disciplina, sono dell'idea che è necessario poter avere un settore giovanile all'avanguardia, ma non solo noi il prossimo anno con questa fusione, ma dovrebbero avere il settore giovanile un po' tutti, e so che parecchie squadre si stanno attrezzando e lo stanno facendo, e questo è molto positivo. Carobbi Alberto, allenatore della Reggiana, festa a metà. Festa a metà, perché dall'altra parte è successo quello che era possibile succedesse, perché la palla è tonda, però sicuramente speravamo di finire qua oggi. L'unica grande consolazione è quella di avere un gruppo di ragazzi che dopo quarto era morta, tutti ci erano spacciati, avevamo la salvezza a 6 punti, i play-out a 5, invece ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti ad agguantare i play-out. Avete fatto sicuramente un girone di ritorno che promette bene per i play-out, perché se tutto andava come doveva forse voi la salvezza potevate già averla stasera. Sì, sicuramente noi la salvezza ce la siamo giocata nel girone di andata, che abbiamo raccolto pochissimi punti per varie vicissitudini che ci sono successe, però sul campo, il campo dice questo, il giorno di ritorno abbiamo fatto 19 punti, che è una media ottima per una squadra che secondo il mio punto di vista doveva ambire a qualcosa di più, la salvezza tranquilla perlomeno. Adesso come vi preparerete per i play-out? Adesso innanzitutto conoscere qual è il calendario, perché so che spareggeranno quelle di B, sì, che nella sosta lavoreremo, continueremo ad allenarci normalmente per poi sapere qual è la nostra avversaria. La partita di oggi vi ha visto andare subito in vantaggio per 4-0, poi il Cirié è uscito, ma poi non, diciamo, è stata poi una gara equilibrata. Sì, io penso che la differenza di stimoli faccia la differenza, perché noi qui ci giocavamo praticamente tutti, loro sicuramente hanno approcciato la partita un pochettino più blandi, noi sapevamo che questa era una nostra, perché noi poi se non facevamo il risultato qua potevamo rischiare anche la retrocessione, quindi l'approccio alla partita ha fatto sì che la gara si mettesse in una certa maniera. Bocca al lupo per il futuro. Crepi.